siamo, ragazzi, ci risiamo. Ci risiamo, andiamo a inchiappettarci da soli. Che bello! E Christian ci ha pure detto di non andare da soli, pensate voi. Siamo sul Palodina. Siamo sul Palodina, ve l'avevamo promesso. E siamo arrivati. Così è, siamo a un chilometro dal mistero, si può dire. Dal mistero, perché dopo un anno di indagini questo è il posto più misterioso che abbiamo beccato, e senza spiegazione alcuna. Ragazzi, siamo in alto, parecchio in alto. Siamo a 2000 metri circa. E sta arrivando il temporale. Sì, no, cioè abbiamo beccato il momento giusto. Perché noi siamo vestiti da... da spiaggia, cioè, spiaggia. Perché giustamente... Maglietta, maniche corte. Sì. Mentre un po' arriva... il diluvio. Noi abbiamo trovato il gufo con Christian. Sì. Se non ricordate... Ah no, beh, ma non l'ho ripreso. No, anche perché è stata una cosa talmente improvvisa. Sì, qua proprio... Cioè, notate la nuvoletta. Notate la nuvoletta. La nuvoletta in... Sì, ma perché? Cioè, nel senso... Ah, sì. Allora, il Palodina nasconde tanto, Quindi... Ricorda a tutti gli amici cosa avevamo visto. Vabbè, sul Palodina... Perché è andato in cazzatura. Allora, sul Palodina avevamo visto innanzitutto delle luci misteriose. Vi rimandiamo il link dello scorso video fatto l'estate scorsa, delle stranissime luci che avevamo visto in mezzo al bosco, che si sdoppiavano, che ritornavano ad essere una, due, poi si risdoppiavano ancora. E quello era il primo mistero. Secondo mistero, la bussola. Non si capiva più qual era il nord, non capivamo più la luna da che parte fosse e quant'altro. E poi il mistero della goccia, no? Il mistero dell'albero marcio, questo percorso che abbiamo fatto due volte e ci siamo sempre ritrovati nello stesso punto. Christian, che voleva portarci a Pian di Lago, ma non è riuscito a ritrovare la strada, che ha fatto mille volte e che insomma per lui è familiare, ma non è riuscito a ritrovare. Ora, se il tempo rimane clemente, vedremo di rifarlo alla luce del giorno, per vedere se ritorniamo ancora sugli stessi passi. Notare, insomma, che Christian non sa che siamo qua, e se lo sa ci toglie il saluto. Esatto, quindi abbiamo avuto questa bella idea, perché noi se non è strano non siamo contenti, e quindi così. E in più Ilaria ci ha detto che adesso qui c'è un folto numero di cinghiali e lupi. E lupi, giusto, perché per concludere, no? giusto perché non farci mancare niente. Infatti noi da bravi boy scout, bravi, no, siamo delle, guarda, siamo due piove. Cos'è? Piove. Sentite questo dolce suono? Ospitaletto. A me? Li prendi? Sto già riprendendo. Cosa ti dovrei dire? Una bella giornata per fare... Una ferota percossa, oh, poiché sei grande e grossa, tu nemmeno ti sei mossa. Brava, quercia rossa. Che cos'è? Cioè, una stronzata. È una stronzata nel momento. Cos'è? È un rituale, il rituale del bel tempo. Sì. Siamo qua noi due, l'acqua e un pirla dietro là che ci guarda, come dire, siete malati di mente. Ma la cosa più fenomenale è che negli ultimi 100 metri avevamo davanti una signora, sì, di 100 anni, 125 anni, col secchio e dentro le rane che saltavano. Un ombrello. E stava davanti in mezzo alla strada, proprio poveretta, cioè non potevamo... È così, cioè... Allora, qui mi sa che anche gli UFO oggi sono in casa perché piove. Guardate che bello questo pattern. Sì. Cioè, potremmo... Forse smette. Forse. Sento le gocce tramutarsi in sole. No, sento le gocce tramutarsi in sole.
noi potremmo, come si fa qua? Ma senti che bel suono, ma sì. Senti che cioè è romantico. Sì, come un... No. Ma ti prego, cioè non rovinare il momento più che... Sì. Più di ma così. Cristian, c'avevi ragione, c'avevi proprio ragione. Sì. Scusaci, ma siamo due imbecilli. Perdonaci, ma... Perché? Ma giù c'era infatti, il sole. C'è Irri, ma no, c'è la cosa croce, c'è la croce, sì, ma c'è, al di là della croce, cioè prima di fare sta cosa, ho detto, ma che previsioni ci sono? Il tempo, beh, qual è? Ma c'è la nuvoletta! La nuvoletta col sole. Che, sì, c'è la nuvoletta, ma c'è la nuvoletta. Là c'è uno squarcio di cielo. Sì, azzurro. Adesso tra un po' si affaccia. Ha la forma di un... Vabbè, lasciamo perdere. Niente, dai, attendiamo che spiova e che escano le lumache, che magari sì. Forse l'unica cosa da fare è quella, raccogliamo lumache sì. E funghi, non so se è periodo, ma... Stasera risotto con i funghi, però ho adocchiato una pizzeria giù, che si chiama Pizzeria I Due Pirla, che l'hanno costruita stanotte per noi. Quindi ci aspettavano perché è giornata di festa, e mettono gli striscioni quando scendiamo. Sì, sì, sì. Quindi okay. Dopo il pit sono arrivati i pirla, sacche, i pirla. Il pit sono stati furbi, sono venuti su col tempo normale. Diciamo noi no, no. Noi ti piace vincere facile, noi no. Certo. Niente. A dopo. Ragazzi, dopo il diluvio universale che ci ha costretto in macchina per almeno un'ora e mezza, abbiamo ripreso il cammino, il tempo non è ancora a posto, però ci siamo decisi a muoverci perché sennò veramente non usciamo vivi da sto posto e già non abbiamo buone esperienze in merito. Siamo già al di là del sentiero dove avevamo fatto la presentazione l'altra volta, qui dove c'ho il mio dito dietro, e ci stiamo inoltrando proprio nel cuore, nella montagna, della nel Palodina. Del Palodina. E insomma, vedremo cosa ci aspetta. Anche se sono posti meravigliosi perché c'è una natura formidabile, comunque già dai primi tornanti che ci portavano su avevamo la sensazione che qualcosa non tornasse come sempre. Abbiamo visto due macchine ferme che sembrava quasi quasi che ci stessero guardando. Insomma, il Palodina per me forse è stata l'indagine più tosta che abbiamo avuto. Sì, è un'esperienza sì. Unica. E che era da ripetere. Adesso... da ripetere di giorno perché occorreva vedere. Sì. Occorreva vedere. Adesso e tempo capire. Permettendo andremo all'albero marcio, quel famoso albero dal quale poi non si è riusciti ad andare a Pian del Lago. Pian del Lago, sì. Ma tornavamo sempre lì, quindi insomma andremo a verificare se riusciamo, perché ragazzi qui ci sono 2 chilometri a piedi, se non 3. E poi appena diluviato. Appena diluviato e può minacciare nuovamente perché il cielo, guardate, ecco per cui... Camminare, stiamo camminando tra le pozzanghere e l'erba bagnata diventa scivolosa, per cui insomma c'è da stare attenti. Ragazzi, state lì e vediamo che succede. Ciao! Ok, stiamo cominciando a inoltrarci nel cuore della montagna, abbiamo sentito un rumore. Sono tuoni, bene. Tuoni o aerei. Ok. E ovviamente non vi potete ricordare, anche se avete visto il nostro video, dove siamo qui, perché era notte oggi, invece adesso sono le 5 di pomeriggio, per cui insomma cambia tutto l'ambiente. Però noi stiamo riconoscendo più o meno i luoghi. Qui avevi avuto l'interferenza nel Tascam. Qui c'era l'interferenza qui, del Tascam. Sì. Proprio in questa, davanti a questa cosa qua, me la ricordo io, davanti a sta pianta. Avevamo concluso che potevano essere i cavi. Sì, potevano essere i cavi. È anche vero, ragazzi, che l'RF qui... Allora, brillava all'inizio, però avevamo dato la spiegazione al fatto che lì c'erano piccole casupole, sì, sì. Quindi concorrente, eccetera. Qui, nonostante ci sono i cavi, e c'erano anche allora i cavi, qui però l'RF non brillava. Non brillava più, per poi riprendersi più in là. Era un comportamento anomalo, quello sicuramente. Sì. Quindi adesso vediamo un po' dove andremo a finire. Lara, hai riconosciuto questo posto? Sì, questo è il campo che quando siamo venuti con Christian ci ha detto che era il
campo, lo spiazzo delle streghe. Sì, dove venivano a fare i rituali. Facevano i rituali, esatto. L'ho riconosciuto perché qua di fianco c'è la... Sì, c'è un casotto, sì. E tra l'altro, non per... Qui avanti dovrebbe esserci il bivio. Sì, c'è il bivio. Dove c'è quel sacco famoso. Sì, dove... Esatto. E poi, qua così, se si ricorderanno i nostri amici, eravamo andati pochi giorni dopo, addirittura il giorno dopo, alla Cascata delle Streghe, che è sempre qui sul Palodina. Sì. Ovviamente più giù. È più giù, molto più giù a valle. È la stessa strada che porta qua. Sì. Qua siamo, ecco, infatti il sacco c'è. Vedete, questo sacco noi avevamo detto nel precedente video, fatto l'anno scorso, in notturna. Allora, questo sacco ha a che vedere anche con, a parte con Christian, ma anche col Pete. Perché il Pete, quando venne qui sul Palodina, non trovarono o trovarono, sì, non ci ricordiamo bene. Esatto, all'andata lo trovarono o non lo trovarono nel sacco e al ritorno viceversa. Sì, cui... la cosa fu strana perché, insomma... Sì. E qui chi ci viene di notte? Nessuno, teoricamente. E ricordo che la stessa Ilaria, proprio quando siamo venuti, diceva che quando loro erano venuti successivamente il sacco non c'era. Esatto, e invece adesso c'è. Adesso sto sacco non si sa cosa possa voler dire, magari niente, o quasi sicuramente niente, però certo è che sparisce e appare da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, e quindi la cosa si fa molto strana. Strano, infatti. Noi ci stiamo avviando piano piano alla zona, insomma, noi calda. Trovare il famoso albero marcio. Sì, il famoso albero marcio. Qui mi ricordo che c'erano queste piante storte che facevano in qualche modo ricordare la foresta di Oiabaciu in Romania. Attenzione. In effetti sono alberi un po' particolari. Che poi magari è tutta una questione. Ma di sì, sicuramente. Il vento, sì, di conformazione. Crescono, esatto. Sì, certo. Cercano la luce del sole, ovviamente, quindi si spostano, no? Sì, anche perché, come vedete, qui nascono sulle rocce. Sì. E quindi. Ecco, qui adesso mi piacerebbe anche arrivare dove avevamo visto le luci. Ovviamente, ragazzi, adesso è giorno. Ovviamente le luci sarebbe, cioè, penso sia difficilissimo vederle, sì, se mai dovessero. L'unica cosa è che stiamo comunque sempre allerta e con il naso lì in su, perché oltre che all'ingiù, perché sennò ci ammazziamo, però il naso è spesso all'insù perché quella volta lì le luci furono assurde. Guarda che qui si vede tantissimo, qui da me, scusate ragazzi. Ma ragazzi, questo... Vedete la mia altezza? Cioè, ma hai visto cosa si vede nella camera? Sì, sì, sì. Vedi? Perché devi accecarti e vederle da qua? Non vedi là, si vede qualcosa. Da qui? Però con le luci, se spengete le luci vedete meglio, eh. Guarda, si rivedono di nuovo davanti a me, Corrado. Proprio davanti a me. Sì, sì. Scendi con la testa un pochino. Aspetta, sì, sì. Eccole. Eccole. Ripeccate? Ma sì, si spostano tantissimo. Oppure era lassù, era stata giù. Come li ho persi ancora, si spostano. Eccole. Ma quante sono? C'era una grossa e tante. Ma guarda Cri. Lara, vieni a vedere, sì, Ilaria. Noi guarda. Si vedono meglio perché siamo senza luci davanti. Sì, ma guarda cosa vedo io. Guarda cosa vedo io. Ma che cazzo è? Cioè, guarda cosa vedo io. Io voglio sono andata a vedere l'antica della natura. Proviamo ad andare un po' più qua io e te. Da sole? No. No, cioè, questa è allucinante, ragazzi. Ok ragazzi, noi siamo arrivati nel punto esatto dove avevamo avvistato quelle luci che dapprima erano singole e poi singola, cioè poi sono diventate tante, fino a diventare, mi sembra, se non ricordo male il conteggio, 8, 9, non sì, mi ricordo no, più, erano, e per poi tornare 6. Ad essere una. Sì, si sdoppiavano, poi si riunivano, si muovevano, si ricompattavano, sì. Ed erano in quella direzione. Sì, erano di là. In quella direzione.
erano di là e qui c'era la strada da dove arrivavamo, là in fondo c'era un casotto e intanto sta ricominciando a piovere e quindi siamo nel bel mezzo del niente, ragazzi, guardate sotto l'acqua. Là c'è la foresta nera praticamente. Sì, strano questo. Sì. Questo palo infilato, questo tronco con questo sasso. Sì. Perché piove proprio adesso? Sta diluviando, ragazzi. Avevamo iniziato il percorso perché sembrava uscisse un'occhiata di sole, ma sta cominciando veramente a diluviare un'altra volta e siamo in mezzo al niente. E tra l'altro abbiamo anche sentito un rumore strano prima, però... Sì, no, siamo anche attenti, soprattutto per via degli animali. Sì. È strano come corrono quel tronco lì. Adesso noi cominciamo a scendere a vedere se troviamo l'albero marcio dal quale poi è successo il casino dall'altra volta. Forse di piovere sarà marcio, per forza. Adesso sarà più marcio di prima. E qua c'è un altro sentiero. Sì. Magari si ricongiunge. Eh sì, penso di sì. Non facciamo strade strane prima che no. Già abbiamo avuto esperienze negative l'altra volta. Qualcosa? No. Che succede? Ho sentito wow. Sì. Bene. Ma scusami un attimo. Sarà anche pareidolia. Cosa? No, vieni qua. Vieni qua. Allora, vedi quel tronco lì? Quello grosso? Sì. Sì. Vedi quelle due escrescenze, una a destra e una a sinistra? Quella di destra non sembra un volo, il profilo di una persona? Andiamo a vedere. Fermati. Ma io non vedo. Ah sì. Cioè, lo riesci a vedere? Riesci a capire quale? Sì. Aspetta, questo me vado a mattare. Lo so, certo. Ma da lì sembra un profilo. Comunque, non per dire, ragazzi, ma Lara ha già sentito due volte due voci. Una adesso, io ero in perfetto silenzio. Una può darsi che stessi tossendo prima, ma a telecamere spente. Non so. Qui, comunque siamo giunti alla conclusione che gli alieni non potrebbero rapirci, perché il nostro quoziente intellettivo è molto basso. È basso. Sì, siamo due pirla, per cui non potremmo essere delle cavie. No, assolutamente non saremmo di loro interesse. Però tornando in bolla, comunque sto posto qua non mi piace per niente. Cioè, proprio l'atmosfera è bruttissima, è bellissimo la natura, sì. Tutto quello che volete, però è veramente terribile. Cioè, poi sarà che siamo soli, sta diluviando, si sta in piedi per miracolo perché c'è fango ovunque, ragazzi, guardate. Però sto posto è ansiogeno al massimo. Poi ci sono alberi di forme strane, guarda anche questo. Sembra è marcio bocca. Anche lui. Sembra una bocca. Sì, sembra una bocca. No. Ecco, poi stavo facendo notare una cosa, ma come del resto l'avevamo fatta notare all'epoca, che qua passano, vedete, ci sono delle impronte delle gomme, ma qui non passa, ragazzi, è molto stretto, guardate, io vi sto inquadrando Lara, la strada è strettissima. Qui dovrebbero essere, cioè, fa pensare o a un quad o a una jeep di quelle. Però, militari. Allora, militari, appunto. Per andare dove? Da nessuna parte, perché qui ci sono solo montagne.
E qui ricordiamolo, insomma, per chi si fosse perso le precedenti chiacchiere che abbiamo fatto sul Palodina, che qua, al di là del fatto che ci sono centinaia di avvistamenti all'anno di oggetti volanti non identificati, ma ci sono poi elicotteri neri che passano sovente su questo monte senza insegne. L'avvistamento di un mostro del Palodina? Il mostro del Palodina, sì, quello che Christian spera di incontrare al più presto, insomma. Però questo posto è veramente inquietante. Adesso ho sentito una voce io là dietro. Ho sentito io una voce là dietro. Sembrava di una donna che facesse Ragazzi, non abbiamo acceso il Tascam per il fatto che sta piovendo. Non sta piovendo, che non avrebbe senso, però sto facendo le riprese col telefono. Abbiamo bisogno di tenere le mani. Sì. Ho anche l'ombrello. Non ho neanche tirato fuori la telecamera, ragazzi, perché al di là del fatto che si bagna, ma poi le mani servono per farci equilibrio. Un telefono basta e avanza, per cui mi scuso nel caso le riprese non siano degne del Palodina, però d'altronde non siamo in Toscana tutti i giorni, abbiamo approfittato e siamo venuti subito. Ok ragazzi, dopo tantissima fatica che non vi abbiamo documentato, perché ripeto, dovevamo anche stare attenti a dove si mettevano i piedi, siamo arrivati qui. Siamo arrivati marcio. All'albero marcio, eccolo okay, qui. Tutto nella sua bellezza e nella sua angoscia. Allora, noi adesso proveremo a fare quello che il non tragitto, siamo riusciti esatto. a fare l'altra volta, ossia salire di qua, adesso vi facciamo vedere dove, e scendere giù, senza sperando di non ritrovarci qua, ancora qua per la terza volta, perché due volte con Christian e Ilaria ci siamo ritrovati qua inspiegabilmente, sperando di non ritrovarci qua, e se ciò accadesse saremmo arrivati o pian del lago o giù di là, insomma. Sì, esatto, da un'altra comunque parte, perché noi pian esatto. del lago, non essendoci Christian, non sappiamo dov'è, però ci accontenteremo di non essere più qui. A un certo punto non dovremmo più trovare esatto, l'albero, non dovremmo più trovare l'albero e continuare scendendo là. Non si può risalire, sì, cioè è proprio sì. una cosa, una legge fisica, sì. insomma. Quindi noi adesso riproviamo. Ci incammineremo, riproveremo. Andiamo di là? Andiamo di là. Stavo cercando la strada per andare a fian di lago. Ah. Però non la trovo. Pian di lago cosa sarebbe? È un alto piano dove non ci sono alberi. Ah, ok. Dove testimoni ci hanno visto atterrare gli elicotteri medici. Ah, ecco, un posto dove atterravano gli elicotteri senza insegne. Ricordiamoci la strada. Ah, ok. Stranamente adesso col Tascam sento molto di più. Cioè di più di prima? Sì. Ma cioè quello che senti o a livello di uditivo? Ti senti più. Più volume? Sì. Occhio. Guarda, occhio perché alza il piede, ok. Sì. Dici? Sì, sì, tranquilla. Ma
Vai piano. Vuoi darmi una mano? Ok. Eh? Qui c'è un'altra rete, no, Cristian. Sì, ma allora dove siamo... Vedi che c'è l'albero qui? Ma che davvero? Abbiamo fatto il giro. No. Questo è l'albero di prima. Questo è l'albero... Giro, scusate ragazzi, eh. Allora, siamo andati... Guarda, qua c'è la rete. Ha fatto il giro di qua. Sì, questa è la rete. Dell'acquedotto. Non torna, ragazzi, io ve lo dico. Ok, ragazzi, se ricordate, qui si saliva... E infatti stiamo salendo, noi stiamo cercando di ripercorrere filo per segno quanto si era fatto con Cristian e Ilaria. Si saliva, poi a un certo punto questa salita termina, esatto, si appiattisce un po' la strada, e infatti vedo che non è più così ripida, e poi si devia sulla destra cercando di scendere verso valle, che la valle ovviamente è là. Intanto piove sempre di più. Cosa? Mi spiazzo qua. Scendiamo. Allora ragazzi, ripetiamo, l'albero marcio è giù di là. Noi ci stiamo addentrando di qua e stiamo scendendo. La direzione è quella, non è questa. Ecco, intanto i tuoni. Perfetto. C'è un ambiente tipico per fare... l'ennesima prova assurda. Ok ragazzi, stiamo scendendo. Come vedete si scende, non si sale, ma si scende. Guardate quanto è ripida sta discesa e va a finire che ci uccidiamo oggi. Dove è sbucato questo qua? Non lo so, caspita. Porca puttana. Cioè, noi eravamo qua che stavamo facendo le nostre... come dire? No, stavamo scendendo, poi abbiamo sentito un rumore, siamo risaliti perché c'è quel signore lì. Mamma mia. Ma da dove è sbucato? Non lo so, non c'era. Non c'era? Non c'era. Ma porca vacca, è il colmo sto posto. Oh, era dietro di noi mentre... risalivamo il sentiero e che sta girando intorno. Cioè ragazzi, vabbè, facciamo finta di niente perché io non ho più parole. Sì, non ho più parole, esatto. Ma io mi chiedo da dove è sbucato, non so, questo non lo so perché non c'era nessuno. Ma poi sta girando intorno, sì, però quasi che stia cercando qualcosa. Adesso qui mi sa che è sparito. No, è là. Lo vedo col telefono. Ah sì, vedo che si muove qualcosa. Cioè, no, questo posto, non lo vedi col cellulare? Questo posto è colmo. No, sta girando lì. Cioè, lo sta seguendo un percorso? No, sta girando con una trottola. Sì. Adesso torna giù, io non so, è vecchio, giovane? Beh, da vedere così non ti sembra. Mi sembra anziano? Sì, non sembra giovanissimo. Sì, sembra però... quasi un cacciatore. Ma da dove è uscito? Non lo so. Cioè, cazzarola. Cioè, nel senso, mi sono girato e l'ho visto. Ho visto l'ombrello. No, qua... è assurdo perché non avevamo nessuno dietro. Cioè, nel senso... è due ore che camminiamo con nessuno dietro. Ragazzi, continuiamo a scendere e speriamo di... Allora, ok, scendiamo. Aspetta che mi guardo in giro perché... No, non c'è più. Ok, questa è la dimostrazione che qui c'è qualcosa che non mi torna. Siamo scesi nuovamente, cosa abbiamo davanti? L'albero marcio. L'albero marcio, perfetto.
Ecco, io non ho più parole e nemmeno lo rifaccio, perché siamo alla terza volta in 6 mesi che facciamo sto giro. Sembriamo degli ebeti e prima di scendere è apparso come Gesù Cristo una persona dal bosco. Un uomo che non sappiamo chi sia. E adesso non c'è più, adesso non c'è più. Questo è l'albero marcio, ragazzi. Fate l'obis. Io a questo punto tornerei. Perché sì, no, anche a parte che sta diluviando. Sta diluviando a dirotto, io sono bagnato fino ai calzini, quindi è anche ora di tornare. E poi sinceramente quella persona lì non mi è piaciuta per niente. Questa è un'anomalia nell'anomalia. Questa è l'anomalia perché dell'anomalia. Perché non c'era nessuno, eravamo qua e non c'era nessuno. È 2 ore che camminiamo da soli, ragazzi. 2 ore. E poi non sappiamo dove è andato. Poi sta piovendo, è sparito. E cazzo ci fa uno in giro a quest'ora qua? Niente. Ok, ragazzi, questa è una macchina che, come il Signore, non sappiamo da dove è arrivata perché non l'abbiamo incontrata. Esatto. Cioè, avete visto che non... Cioè, ci sono dei movimenti strani. Bah. E sopra non si capisce... Cioè, si capisce c'era una persona, ma non mi risultava quella che abbiamo visto, seppur da lontano, nel parco. Cioè, nel parco, nel bosco. Però vabbè, di questo non ne sono sicuro, ovviamente, perché l'abbiamo visto da lontano, no, però... No, quella persona che non sappiamo se è la persona che abbiamo visto là. No, non lo so. Per cui... Però una persona è apparsa dal nulla, mi ha fatto il giro nuovamente strano. Adesso passa una macchina che non avevamo incontrato. Dove eravamo noi, ma... Non passano le macchine di qua, oltretutto... Vabbè, era un gippino, quindi adesso abbiamo la dimostrazione che un gippino può passare di qua. Sì. Però da dove è passato? Noi non l'abbiamo vista. No. Boh. Adesso noi stiamo cominciando ad andare verso l'auto, ha smesso un po' di piovere, ma insomma è veramente pericoloso camminare su questi. Sì, sì, sì. Vediamo qui là se troviamo qualcosa o meno. Ok, siamo arrivati al bivio, sì, quello lì di famoso dello straccio del sacco del pit. Ecco, perfetto, non è più su. Cioè, c'è ancora, il sacco c'è. Prima era su, no? Prima era su, sì. Meno male che l'abbiamo ripreso. Cioè, era su, adesso il sacco è qui, è sempre qui, ma non è più su là. Ma non è sul tronco. Ma comincia... No. Comincia a non quadrarmi più. O non connettiamo noi per la fatica... Può c'è darsi. Qualcosa che non va. No, ma poi è la seconda volta su due che succedono cose strane qua. Ma scusami, ma il motivo, cioè perché una persona dovrebbe togliere il sacco? Sì, ma poi quale persona? Quale persona se è 2 ore che giriamo e non c'è nessuno a parte il Signore che abbiamo incrociato? Quale persona? Cioè, chi abitano qua i folletti? A questo punto... Ma il motivo di togliere... Non lo so. Se ci fosse stata una persona, perché togliere un sacco che era lì da millenni a questo punto? Sì, perché era marcio come l'albero giù. Non mai. Perché toglierlo e appoggiarlo lì così? Non lo so. Insomma, mancherà ancora un quarto d'ora di strada. Chissà cosa troviamo. Cioè, comincia... Ma poi guarda, allora, ammettendo che... delle macchine si vogliono avventurare, qui ci sono anche un bel po' di divieti, qua sì, per esempio sì. E poi ne abbiamo trovato uno in principio dove abbiamo parcheggiato, noi. Quindi insomma, però è anche vero che come c'è questa casetta, sì. Vedo che adesso ci sono delle casettine, sì, ci sono delle casettine, però sono per lo più disabitate perché magari sono case estive. Sì, infatti per il momento siamo a maggio, anzi oggi è il mio compleanno, quindi fatemi gli auguri, ragazzi. Sempre che riesco ad andare a casa a montare il video, perché qua può succedere di tutto. Mi siete in mancanza di video. Io sto anche guardando spesso e volentieri il cielo, ragazzi, ma non si trova per il momento niente. Dire la verità, l'abbiamo guardato, ma non tutto il tempo, perché bisognava guardare per terra. Sì. Questo è lo spiazzo delle streghe. Lo spiazzo delle streghe da dove siamo passati prima, il casotto. E qui si comincia a scendere da dove si
siamo venuti prima e lì c'era il punto dove avevi sentito l'interferenza, no? Sì, esatto. No, è meraviglioso. Però è tanto bello quanto misterioso sto posto, veramente. Sì. Allora, fate conto che Lara è amante di questi paesaggi, del verde, dei pini, degli alberi, dei boschi. Adoro la natura. Però a telecamere spente mi ha detto: Corrado, se mi vuoi bene non mi porti più qua. Perché per almeno tot anni. Perché comunque non sei proprio a tuo agio qua sopra. Non sono, no, non si è a proprio agio, nel senso che si sente, si respira quell'aria misteriosa. Sì. E... no, vabbè, per un attimo. Abbandoned. Abbandoned. Sì, ma... Sì, no, certo. No, ci sono le gocce, sì, cioè, sì. Sta piovendo da 3 ore ormai. Perché... Sì. No, adesso parte tutto, è ovviamente un posto meraviglioso, cioè immerso nella natura. Rilassa lo spirito. Però non ce la riusciamo mai a godere, questo. Però punto. Non riusciamo mai a godercela, esatto. Perché ci rimane sempre quel pizzico di non so che. Di inquieto che ti rimane. Sì. Queste persone che sbucano così dal nulla. No, che questo dice... era il colmo, ragazzi. Cioè, questo era il colmo già. Perché eravamo lì intenti a fare la nostra discesa e ce lo siamo beccati. Tant'è che l'abbiamo anche interrotto. Io ho una sensazione che quando abbiamo trovato quel signore lì, in qualche modo, spero non abbiamo deviato, no? Se abbiamo continuato a scendere verso quella direzione. Stavamo no, perché scendendo. Io non vorrei che ci siamo distratti e siamo tornati all'albero marcio, ma non penso. No, ma noi stavamo scendendo, no? Quindi... Cioè, a un certo punto è spuntato sto tizio, cioè l'abbiamo visto che andava e con l'ombrello, cioè, sembrava vestito, cioè visto così sembrava quasi un cacciatore, sì, che poi non abbiamo capito se era la stessa persona che poi abbiamo visto scendere. A me non sembrava, perché se il giubbotto che io avevo intravisto era del colore che dico, non era la stessa persona che era in macchina, perché aveva un giubbotto giallino quello della macchina, quindi non... Sì. Non lo so perché proprio non... No, comunque sto posto non ce la racconta giusta, ragazzi. Mi spiace veramente, ma mi spiace di cuore che non ci sia Christian, perché sì, caspita. E la stessa Ilaria, perché l'altra volta, ragazzi, con lui, con loro era successo di tutto e di più a livello anche di luci, avvistamenti. Posso rimangiarmi la parola e dire che dai. Cosa? Magari in compagnia con loro. Sì, beh, in compagnia con loro. Solo con te non voglia venire. No. Non volevo essere. Certo. No, però con Christian, anche no. Perché ragazzi, allora c'è da dire un'altra cosa, che l'altra volta con Christian si stava andando o lui voleva portarci a Pian di Lago, che ovviamente noi non sappiamo dov'è. E noi, se mai un giorno volessimo andarci, non sappiamo dov'è. Esatto. Ecco. E altra cosa importante che non abbiamo detto, e questo l'abbiamo scoperto in macchina. Cioè? Come l'altra volta abbiamo messo la mappa per vedere dove eravamo. Ah sì? E non si vede. E non si vede. E non si vede. Sono perché smappate. Come se fosse oscurato. Esatto. Sì, sono oscurate. E il segnale c'è, perché poco fa ho parlato con mia sorella al telefono e quindi... Sì. Cioè poco fa, prima di cominciare l'indagine. Certo. Ecco, quindi il segnale c'è, ma le mappe non si vedono. Quindi anche questa è un'anomalia non indifferente che avevamo riscontrato anche l'altra volta. Perché se ben vi ricordate, Ilaria ha detto apri Google Map. Per capire dove eravamo, perché avevamo il problema di capire se la luna era la luna quello che vedevamo. Esatto, Christian ha aperto Google Map, ma era tutto smappato. Era come se ci fosse una schermatura, no? Sì, sulla cartina presa dall'alto. E quindi per anche cui, sta roba qui è strana. Per cui sì. È parecchio strana. Sì. Dai. Gambe tornare. E spalla, e se non troviamo qualche altra stranezza ci rivedremo in macchina. Dovremmo essere arrivati. Sì, se non troviamo qualche altra stranezza ci salutiamo dall'auto. Sì, sicuramente. Ragazzi, abbiamo ripreso semplicemente perché qui c'è una casa e sapevamo che c'era perché l'abbiamo vista sia l'anno scorso, seppur di notte con le torce, sia oggi quando siamo venuti. Non so se l'ho ripresa mentre si stava facendo la strada, però a Lara è tornato in mente un particolare di questo posto, sì. Che non so se... Sì, beh, sarà abbandonata sta casa perché... Sì, erano... sì. C'è una serratura pressoché nuova, però la casa mi sembra abbandonata. Anche però i vetri sembrano puliti. Sì, ma non è però questo il punto. Non è questo il punto, esatto. Mi sono ricordata che l'estate scorsa quando siamo venuti...
Passando di qua, Ilaria ci aveva detto che da qualche davanti, parte, non so. Sì, da qualche parte, comunque davanti a una delle porte, presumo l'ultima, eravamo là avanti quando l'ha detto, ha detto che c'era una scritta sul muretto, sulla soglia praticamente all'ingresso della porta, esatto. Ed ero curiosa di andare a vedere se effettivamente c'è, cioè, sicuramente c'è, ma ero curiosa di capire che scritta poteva essere. Infatti, vediamo. Allora, vediamo un attimino. Intanto potete apprezzare che nonostante l'acqua, Lara è in maniche di gambe corte. Sì, perché cioè le occhio non andare via, paura che. Cioè, l'intenzione era quella di andare in spiaggia, no, oggi. Sì, infatti. Anche perché c'era un caldo esagerato. C'erano 50 gradi all'ombra e qua ce ne saranno 16 se ci sono. Cioè, da che eravamo in canottiera che siamo passati a due giubbotti. Esatto. Ecco, però, quindi. Nell'arco di un quarto d'ora. Cioè. Ok, intanto vi inquadro, tanto che Lara va a scoprire se c'è la scritta, vi inquadro sta casa che sembra effettivamente abbandonata, però è... Mi sa di sì, eh. Cosa? Mi sa di sì. La scritta? Sì. Minchia, subito proprio. Guarda. Sì, non so se sia un blocco. Madonna. Solo che non si capisce cosa c'è scritto. Beh, è scritto al contrario. Ma... Dici? Per me questa è una N. Però questa è una A. Messa dritta. Anche queste che sembrano... No, sembrano S. S. Per me. Cioè, se uno la guarda al contrario... Questa sembra una N. Oh, questa è una M. Questa è una N al contrario. Vabbè. Anche se giro la telecamera non si capisce perché sono un po' scritte dritte, un po' storte. Proveremo a fare una foto, magari sì. La nostra Franci. Sì, la Franci magari riesce a risalire, però. Cioè, non capisco, se qui sembra un numero, un 6, un 1600, un 16. Non si capisce niente, anche perché è tutto bagnato qua. Non... Una macchina. Una macchina. Ma che è? Ecco, sempre, oddio, è sempre quello. No? No? Ah, però no, la macchina si vede questa. Sì. Ecco, c'è anche guardato male. Oh, cazzo. Bene, uno ci ha guardato anche male in macchina. È meglio che se ne va. Ce ne andiamo da qua perché la vedo grigia stasera. Santo cielo. No, sta andando. Dai. Sta andando? Comunque la storia è strana. È vero, c'era veramente. C'era, sì. Non che avessi dubbi su Ilaria. No, su Ilaria, ma va, ma non per Ilaria, per il discorso di trovarla proprio. Capire se c'era o non c'era, insomma. Cioè, non erano neanche numeri, per dire numeri romani. No, erano, sembravano lettere un po' dritte, un po' storte. Un po' storte, sì. Esatto. E adesso abbiamo fatto una foto. E vediamo se Francesca, che è la nostra esperta del settore, riesce a risalire a qualcosa di simbologia. Magari riesce a risalire a qualcosa. Boh. Che si riesca a capire, perché non sono incisioni nette sul... No. Poi tra l'altro un blocco di cemento non... No, poi oltretutto non si capiva neanche tanto bene perché era bagnatissima. Sì, c'erano... sì. Erano annacquate quelle lettere, per cui non si riusciva a capire. A me fa venire l'ansia quella macchina lì, io non so dove cazzo spunta. E non era quella di prima? No, non era un'altra Jeep, no, ma non era quella. Cioè l'ennesimo mistero. Comunque la gente qua ci passa, cioè con le Jeep a questo punto, sì, cioè abbiamo a questo la prova punto veramente. Abbiamo la prova che passano, però qui la strada è un filo più larga. Ma quello che mi fa specie è che come faccio ad andare più in là, che passavamo io e te a fianco l'uno all'altro, sì, ma appena appena. Qui sì, ci sta. Qui una macchina può anche passare. O nella boscaglia ci sono, come dire, dei casotti, delle strutture. Non lo so. Dove... Però ci ha guardato malissimo questo. No, un ghigno imbronciato. Sì, è vero che siamo... È quantomeno strano trovare due persone sì, in giro per i comunque, boschi. Comunque, come puoi riprendere, questi sono i sentieri dei CAI, quindi voglio sì, dire... Sì, appunto, cioè, non è che siamo qua... Le persone possono venire a passeggiare, a fare camminare, fare trekking. Sì, vedete ragazzi, perché è cancellata? Non lo so, però... Ah, oh, ma
magari il sentiero con le piogge si è... Vabbè ragazzi, forse siamo arrivati quasi a destinazione, cioè alla macchina. Intanto c'è un'altra scritta sulla fontanella. Sì, è una preghiera a San Luigi. San Luigi e Company. San Luigi e Company. No, sono lui. E Compagnia Bella. No. O fonte, tu che tanti hai dissetato senza parzialità per gli alti e bassi, ricordo, ero fanciullo ed affamato e mi sembrava tu mi sdigiunassi e tu sembrava mi sdigiunassi, ma te pensa, 2004 di chi è il nome di chi l'ha incisa, mi sdigiunassi, cioè mi togliessi il digiuno, quindi mi hai dissetato e mi cibassi. Sì. Ma te pensa. Vabbè, vediamo. Il Paladino riserva queste sorprese. Bene, siamo arrivati alla macchina, finalmente. Bravo. Anche se, devo essere sincera, il fatto che si sia schiarito... Sì, almeno... Mi farebbe venire voglia di andare avanti. Sì, sì, no, quello è vero. Ah, bene, cos'è? Cioè, ma fino all'ultimo, Ma che cazzo scusa è? Mia, cosa vuol dire? Cioè, ragazzi, questa è Mirtilla... A parte che quel lampione così mi fa venire in mente ancora una volta... Perché c'ho il tergicristallo alto? Cioè... E poi... Ma scusami, No, ma pensa che per un flash detto ne hai uno solo, invece ne sono due. Uno suo, cioè... Cioè, è un anno che vieni sulla mia macchina e ti sei accorto adesso che ho due tergicristalli? No, però è strana sta cosa. Scusa. Perché? Ma perché? Ma fino all'ultimo... Voci. Ci sono delle voci. Qualcuno che ha fatto uno scherzo, scusami. Mi auguro. Forza, perché che senso ha? Cioè, ragazzi, guardate, c'è il tergicristallo su. La signora che avevamo visto quando siamo saliti. La signora Fletcher, quella lei. Sì, sì, può darsi. Signora Lomino. Ma perché? Ma perché? Cioè, c'è 90 anni e si mette a giocare? Male. Ok, ce la fai a tirarmelo giù che sei in posizione più comoda? Economica. Ok, perfetto. Benissimo. Okay. Quindi le stranezze non sono finite. Oh, è Micio! E c'è anche il gattino. Adesso vi facciamo vedere il gatto. Se non scappa, magari è stato lui. No? Micio, no, Micio. Ok. Allora, con due facce da delinquenti disgraziati e figli di... No, siamo conciati... No, cioè, però scusa, non è possibile essere conciati in questo no, modo. Ma, ripeto, ma possiamo anche... Cioè, tanto gli alieni non ci vogliono. Non ci vogliono, cioè, però... Siamo un quoziente intellettivo troppo basso. Intanto è apparsa un'altra persona, va bene, ok. Sì, cioè qui spuntano le persone. Ok. Sì. Salve. Buonasera. È il quoziente intellettivo molto basso. E poi l'aspetto. Cioè, aspetto, abbiamo trovato un tergicristallo su, abbiamo trovato quello che abbiamo strana, trovato. Un vabbè. Signore che è spuntato dal nulla. Adesso monteremo il video, chissà cosa troveremo. Chissà cosa troviamo, in mezzo magari tra... non lo so. Non lo so neanche sì, io a questo punto non ho più parole. Cioè, mi devo disintossicare dal Palodina. Sì. Perché veramente... Allora, nel Monte Palodina, nella bellissima Toscana... Oggi non soleggiata, arriva un'altra macchina. Sì. E vi salutiamo. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.